voglio innanzitutto ringraziare Gennaro e tutti gli amici del Movimento Casa Palagiano per aver ascoltato noi ragazzi, per averci dato sempre l'opportunità di partecipare, di esprimerci, anche pur non essendo candidati. È la prima volta che mi avvicino alla politica. Politica intesa come coinvolgimento sociale. E posso dire che oltre ad essere stata un'esperienza formativa è stata anche un'esperienza molto stimolante. Ho sentito l'esigenza di interessarmi in prima persona per porre l'attenzione sulle problematiche di noi giovani palagianesi. Noi che spesso siamo vittime di prepotenze, di abusi da parte di chi invece dovrebbe tutelarci, di chi dovrebbe ascoltarci e coinvolgerci nella gestione della cosa pubblica. Ma la motivazione determinante che mi ha spinto ad essere qui stasera è lo sgomento e la preoccupazione che è nata in me dopo alcuni avvenimenti che hanno coinvolto il nostro che si sono verificati nel nostro comune ma anche in paesi limitrofi durante le operazioni di voto. E mi riferisco, per usare un termine elegante, alla fotoregistrazione del voto in cabina elettorale. Ragazzi, ricordiamoci che il voto, prima di essere un dovere civico, è innanzitutto un diritto. E mi rivolgo soprattutto ai giovani che hanno barattato tale diritto in cambio di cosa? Di cene, di soldi, di promesse, di favori e quant'altro. E ragazzi, veramente vorrei fare un appello a tutti voi: svegliamoci, cerchiamo di riprendere ciò che per troppo tempo ci hanno tolto, riprendiamoci il nostro futuro, perché il futuro è solo nostro. A questo punto vorrei citare la nostra Costituzione, che è stata definita la Costituzione più bella del mondo, che all'articolo 48 recita: il voto è uguale, è libero, è segreto. Bene, il voto è uguale, ma se i voti si potessero pesare invece di contare, tutti quei voti barattati sarebbero leggerissimi. Noi giovani invece vogliamo dar peso alle nostre idee, dare spessore al nostro contributo affinché le scelte dell'amministrazione siano davvero orientate al futuro. E per questo siamo ancora qui stasera a fare questo comizio, perché siamo pronti a portare avanti quello che è il nostro impegno con serietà e determinazione. E per voi cittadini palagianesi noi continueremo a lavorare per garantire il rispetto della legalità e l'osservanza delle regole, chiunque arriverà ad amministrare Palagiano. Noi continueremo a lavorare per garantire la legalità. Grazie. E passo la parola alla mia amica Giada. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, intanto io vorrei ringraziare le quasi 1300 persone che ci hanno votato, che sono 1300 persone che hanno compiuto una scelta libera, che hanno votato solo per appoggiare il nostro programma, senza favori, senza tornaconti. Quindi grazie. Vorrei anche sottolineare il grande lavoro che è stato portato avanti dai candidati, sempre presenti, sempre pronti a lavorare. Hanno messo il 100% in questa campagna elettorale, senza sottrarsi mai a nessun impegno, quindi ringrazio anche loro. Ma soprattutto il lavoro portato avanti dai nostri sostenitori, non candidati. Tra questi ce ne sono alcuni come Ludovica, Tina, Mary, Paola, Andrea, che ci hanno difeso durante lo scrutinio elettorale, che hanno lottato tutta la notte per noi senza nessun tipo di compenso, come altri. Hanno lottato perché hanno creduto in noi.
ma soprattutto io voglio ringraziare il nostro leader, Gennaro, che dopo le elezioni ancora una volta non ci ha deluso, non si è smentito. All'indomani delle elezioni elettorali, prendendo atto della sconfitta, del risultato elettorale, non ci ha imposto niente, con grande dignità e in pieno rispetto di quei principi di cui ha parlato qui, ci ha parlato di libertà di scelta, ci ha detto di votare secondo la nostra coscienza, così togliamo i dubbi, perché la gente era in pensiero. Non ci ha imposto niente, non ci ha dato neanche la sua di preferenza, ma soprattutto ha assicurato che il lavoro del movimento continuerà anche dopo, continuerà partecipando alla vita amministrativa e sociale. Noi ci saremo. E, grazie. Questo perché la perdita delle elezioni non ci impedisce di lavorare per il bene comune, per la collettività, perché questo è sempre stato l'unico nostro interesse. Ma ancora, Gennaro ha parlato di opposizione costruttiva, che forse è una nozione che non tutti conoscono, il che significa che sarà il nostro portavoce nell'amministrazione, che non si opporrà a qualsiasi proposta a prescindere perché è stata proposta da altri, ma è pronto alla collaborazione, non ad accordi, alla collaborazione, e sarà pronto a presentare eventuali controproposte, perché solo così il paese può essere governato e non pensando a chi si sta andando a fare il caffè con chi al bar. Quindi io vi ringrazio ancora per il sostegno ancora oggi qui in piazza. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Io non ho fatto comizi durante la campagna elettorale perché penso che sia molto più importante ringraziare chi mi ha sostenuto e incoraggiato in questi mesi. Io non sono il risultato di nessun politico, vecchio o nuovo. Proporre la mia candidatura durante queste elezioni è stata una mia scelta indipendente da chiunque. Nessuno mi ha fatto il lavaggio del cervello, caro Vito. Il nostro movimento Palagiani in Comune si è costituito agli albori della campagna elettorale, proponendo un programma politico nell'ottica del benessere di questo paese. Un benessere voluto, ma soprattutto sentito. Il nostro movimento Palagiani in Comune non deve morire e non morirà dopo la campagna elettorale. Abbiamo aperto questo dialogo con Gennaro perché si è mostrata una persona molto disponibile sia al confronto che all'innovazione. Spero di non chiudere qui il nostro dialogo e il nostro rapporto. Nonostante sia la mia prima campagna elettorale, un mio carissimo amico mi ha detto che io ho sempre fatto politica, indirettamente, perché mi sono sempre affacciata al mondo del volontariato e al mondo dell'associazionismo, operando sempre per il miglioramento delle molte comunità di cui ho avuto modo di far parte. Ho sempre fatto politica indirettamente perché molto vicina ai problemi e alle soluzioni di questo paese. Quindi la mia scelta, quella di candidarmi come consigliere comunale quest'anno, è soltanto per me un impegno che porterò avanti durante i prossimi 5 anni. Il mio impegno politico non lo vedrete sui social, su Facebook, su Twitter, ma a contatto con la gente per le piazze della mia città e per le strade del mio paese. Ma non per le virtù che mi saranno poi riconosciute, ma per una soddisfazione con me stessa. Perché fare politica significa metterci la faccia.
tanta emozione che io voglio concludere qui ringraziando Michele Parisi, Tonio Catucci, Antonio Scarano, che mi hanno dato la possibilità di vivere questa esperienza, ma soprattutto che mi hanno sostenuto. Grazie del vostro sostegno. E non per ultimo voglio ringraziare Pierluca, grazie, perché stare qui sul palco stasera significa per me che non mi fermerò, che avrete occasione di vedermi spesso in questi 5 anni, perché questa mia candidatura come consigliere è stata soltanto un trampolino di lancio, quindi io non mi arrendo. Grazie. Buonasera a tutti. Intanto, come dire, registro la commozione per le parole di Antonella, perché sono quelle cose che ti fanno apprezzare il fatto di vivere queste avventure così belle. Sotto di noi vedete un numero, 1276. Sono 1276 persone che hanno deciso liberamente di sostenere questo progetto. Questo non è un fatto scontato. Io credo, perché tra quanti hanno vissuto per l'intera notte il momento dello scrutinio c'ero anche io, e devo dire che c'è stata la percezione di qualcosa di pesante che è avvenuto in questo paese. Noi, grazie a Dio, ci siamo trovati dall'altra parte, anche questa volta, ci siamo trovati dalla parte giusta, dalla parte di chi queste cose non le ha fatte, non le vuole fare e anzi le vuole combattere. Io non sono candidato, non sono stato un candidato, forse colpevolmente a questo punto, però ho sentito completamente il peso e la responsabilità di questo percorso. Credo che, dovendo scegliere altre 100.000 volte, io avrei scelto la candidatura di Gennaro Gisonna e di tutte le persone che io ho potuto conoscere, ammirare e apprezzare. Sono orgoglioso di essere palagianese perché ho conosciuto queste persone e ho confermato la conoscenza di altre persone. Credo che di fronte a noi adesso, da cittadini liberi quali siamo, aspetti un tempo di osservazione, di come dire, anche studio di quello che deve avvenire. Sappiamo che noi purtroppo al ballottaggio non ci siamo andati. Coloro che invece hanno avuto la possibilità di affrontare questa sfida dovrebbero sapere che hanno delle responsabilità nei confronti nostri. Da questo palco sono state dette tante cose. Io vorrei che queste cose fossero rispettate. Gennaro è l'esempio che la coerenza in politica è un valore importante e stasera ne abbiamo la dimostrazione. Dopo le elezioni, questo è il primo momento in cui uno dei candidati di nuovo parla a questa piazza. Siamo arrivati a giovedì e ancora coloro che dovrebbero parlare a questo paese per chiedere ai cittadini palagianesi il loro voto continuano a scappare. E da questo palco è stato detto che il vero problema di Palagiano era qualcuno che stava insieme a noi. Questo è vergognoso. Vorrei dire che non spetta a me fare l'analisi di questo voto. Per certi versi abbiamo vinto, abbiamo stravinto, perché mettere insieme 1276 persone libere è difficile in queste circostanze. Però c'è una cosa che vorrei dire e ricordare prima di lasciare la parola a Gennaro Gisonna, è che mai forse a Palagiano si è registrata un'affluenza al voto così alta, e quindi i candidati, coloro che si apprestano a vivere l'esperienza del ballottaggio, dovrebbero rispettare questa partecipazione così grande, così carica di aspettative e di ansie da parte dei nostri concittadini.
Quanto a Gennaro, io so già che intanto vorrei confermargli il mio impegno personale, assoluto, al suo fianco per qualsiasi cosa. Io sono convinto che le battaglie nell'interesse dei palagianesi saranno il suo interesse unico ed esclusivo. Per questo può contare anche su di noi. Grazie. Cittadini, buonasera. E 1276 volte grazie, grazie di cuore, un grazie libero, un grazie veramente per aver scelto il nostro progetto, la nostra idea che abbiamo della nostra comunità. Grazie per aver accettato, per aver, diciamo, supportato e aver avuto fiducia nel nostro essere differenti. Noi siamo differenti, è lo slogan di una banca, ma è uno slogan che sta molto bene addosso a noi. Siamo differenti, abbiamo fatto la differenza dall'inizio. È vero, il tempo è stato pochissimo, abbiamo commesso questo errore, ma noi le cose le facciamo con i piedi per terra, prima di prendere un impegno serio e mettere a repentaglio i nostri impegni quotidiani ci pensiamo. Siamo partiti tardi, è vero, ma da quando siamo partiti ci abbiamo messo l'anima, ci abbiamo messo la passione, ci abbiamo messo l'amore per questo paese e ci siamo concentrati sull'accordo programmatico, sul programma, sugli obiettivi da raggiungere, su un progetto che sia un sistema, che abbia un inizio e una fine. Siamo arrivati a marzo-aprile e ci siamo resi conto che non avevamo le liste ancora, eravamo talmente concentrati che sì, c'erano tanti sostenitori, tanti appassionati, però dovevamo formare le liste e le abbiamo formate attorno a questo obiettivo comune, a questo programma che i nostri competitor ci riconoscono, l'unico programma, qualcuno ha detto, non faccio nomi, devo dire che è l'unico programma serio, affidabile, credibile, spendibile, sostenibile. Grazie a chi ha creduto che la sfida non è tra vecchio e nuovo, non è tra gavetta e non gavetta, non è tra i sogni e i non sogni, non è tra palcoscenici e non palcoscenici. Grazie per aver creduto in noi, perché noi vogliamo vincere le elezioni per voi palagianesi, avremmo voluto vincere, e non per noi stessi. Non abbiamo alcun interesse personale, non abbiamo avuto alcun interesse personale in questa campagna elettorale. L'unico interesse era palagiano e rimane palagiano. Grazie per aver creduto nella nostra credibilità, nella nostra trasparenza, nella nostra concretezza, e ve lo abbiamo dimostrato dal primo minuto. Ci siamo concentrati sul programma, poi abbiamo pensato alle liste, ci siamo concentrati sulla squadra di governo, ancora non sento con chi vogliono amministrare questo paese. Tra 10 giorni saremo chiamati a votare, a scegliere il sindaco, ma non sappiamo ancora questo sindaco, l'uno o l'altro, con chi amministrerà. Tutto è avvenuto in poco tempo, è vero, ma l'abbiamo fatto bene. Non mi rimprovero, non ci rimproveriamo nulla. Abbiamo fatto tutto bene al massimo delle nostre possibilità. E ciò che mi preme proprio sottolineare è che siamo stati veramente diversi dagli altri. Questa diversità è emersa in tutti i momenti della campagna elettorale, ma è emersa soprattutto quando siamo scesi in piazza o nei convegni e abbiamo parlato delle nostre idee. Non abbiamo chiesto il voto a nessuno. La gente ci ha liberamente votato
ha scelto le nostre persone, le nostre capacità, la nostra credibilità, il nostro progetto, il nostro programma. Non abbiamo estorto il voto a nessuno, a differenza di altri. Purtroppo è avvenuto, è avvenuto, è avvenuto in pochissimo tempo, negli ultimi giorni. Ma questo, dicono che è il costume della politica, diffuso ovunque, non solo a Palagiano. Bene, noi crediamo in una Palagiano diversa. Ecco perché noi vogliamo innanzitutto attuare quel processo di risanamento morale, perché se non si attiva quello, tutto il resto è aria fritta. Sono prima le persone, siamo prima noi che dobbiamo rigenerarci, e lo abbiamo sostenuto. Quindi siamo diversi perché, lo posso dire a gran voce, siamo puliti, siamo trasparenti, siamo moglie e marito, siamo veri, siamo leali, siamo competenti, siamo corretti, siamo anche allegri e sereni. E a proposito della verità, della trasparenza, io vorrei leggervi una citazione di uno statista nostro conterraneo, che è Aldo Moro. Quando si dice la verità, non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante, ci aiuta ad essere coraggiosi. Ecco perché ho sempre predicato qui la verità. Bravo! Ecco perché ho sempre sostenuto e ho detto: bisogna dire la verità, anche se questa verità fa male a qualcuno, anche se l'elettore può storcere il muso, questo mi vuole arrecare uno svantaggio. Può darsi, nell'immediato può sembrare qualcosa che ti priva di una prerogativa, non di un diritto, ma nel medio e lungo termine la verità ripaga. Perché veniamo da un'esperienza fresca, un'amministrazione costruita sulla non verità, il risultato è stato quello. E allora perché insistere su quella strada? La verità, noi qua abbiamo parlato di verità. Abbiamo parlato del problema dei Deor, qualche commerciante si è dispettito, non ci posso far niente. Abbiamo parlato della chiusura e l'apertura delle strade, del centro, qualcuno ha storto il muso, non ci posso far niente. Problemi nei lavori cimiteriali, non ci posso far niente. La verità, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Non bisogna accontentare nessuno, bisogna accontentare solo il paese, l'intera comunità. Bravo! E questa è la prerogativa di chi deve amministrare in maniera giusta, equa. E la verità bisogna dirla a tutti, la verità bisogna dirla in pubblica piazza, perché ciò che si dice nelle stanze a porte chiuse, quando manca l'interlocutore, non sono verità, quelle sono menzogne. E si è cercato di intaccare le nostre persone con le menzogne. E allora un passaggio è mancato, o perlomeno è mancato in parte, perché oltre a dimostrarvi di essere differenti dagli altri, e lo avete capito tutti, sia coloro che ci hanno votato, ma anche e soprattutto coloro che non ci hanno votato, lo sanno che non siamo come loro, e hanno attuato tutti gli strumenti e i rimedi estremi per bloccarci. Noi non siamo scesi al loro pari, abbiamo continuato a percorrere la nostra strada. E allora vi abbiamo chiesto di fare la differenza il giorno 11. Non c'è stata questa differenza, o meglio, non c'è stata nella maniera in cui ce l'aspettavamo. Pazienza, non importa. Però abbiamo posto il primo mattone di un lungo percorso che ci porterà sicuramente a rigenerare moralmente questo paese. Bravo. Che è la cosa più importante da realizzare. Vi abbiamo detto che era un'ultima chance, un'ultimo opportunità, siamo convinti di questo, il tempo ci darà ragione, ve ne accorgerete tutti quanti. Era un'ultima chance perché la nostra proposta elettorale era seria, era unica, da tanto tempo non si assisteva a una proposta elettorale del genere.
vi ho posto l'esempio che siamo chiamati a camminare lungo un percorso su una canoa, ciascuno con un proprio remo, tutti sincronizzati verso un unico obiettivo da raggiungere piano piano. Piano piano saremmo andati lontano. C'è stato questo incidente di percorso, ha rallentato il processo, ma il tempo, il galantuomo, il tempo passa e saremo di nuovo qui a parlarne tra breve, sicuramente. Vi ho anche detto che siamo disposti a lavorare come politici, quelli realisti, cioè quelli che pongono i piedi per terra, ma per terra c'è del fango. Lavoriamo del fango, lo farò io come consigliere comunale, e il carico sarà ancora maggiore perché avrò la responsabilità di tutti i miei candidati, di tutti i miei elettori da solo, e non eventualmente, in caso di vittoria, ci sarebbero stati gli altri miei candidati a darmi la mano, ma lo farò senza sporcarmi le mani, ho detto. Questa è la cosa più importante. E allora la cosa che mi preme sottolineare, oltre al concetto di verità che vi ho detto prima, è quello della libertà. I cittadini di Paraggiano devono sentirsi cittadini liberi, e in questo voto, in questa votazione, in questa campagna elettorale, in questo turno elettorale, a mio avviso personale, la libertà di votare dei cittadini è stata fortemente intaccata, perlomeno condizionata già nel momento in cui abbiamo formato le liste. C'era la caccia al parente dell'amico, lo sapete tutti, il risultato è stato questo, frazionamento di voti, ipotesi, scenari di governabilità, non si sa, è tutto ancora aleatorio. E allora perché questa libertà? Perché se un cittadino è chiamato a scegliere liberamente, allora chi va a amministrare veramente è il risultato della volontà popolare, veramente potrà amministrare in tutta tranquillità e serenità senza preoccuparsi degli equilibri di potere che si vanno a creare. Io in questi giorni veramente martedì sono stato contattato telefonicamente da Don Vincenzo, che mi voleva rasserenare, tranquillizzare, ma poi si è immediatamente accorto che ero molto sereno e tranquillo all'indomani della votazione ed era contento quanto me, è stato felice perché pensava: chissà, io non ci ho parlato, ho avuto questo intuito, forse è amareggiato, forse è arrabbiato. Non ero né amareggiato, né arrabbiato, né abbattuto, anzi, penso sono più forte di prima, sono pronto a ripartire, anzi, siamo già ripartiti, il nostro cammino è già iniziato. Da lunedì sera lì c'era tanta gente e sostenitori che mi hanno incitato, ma io ero già partito, io avevo già l'idea di continuare, non mi abbatto. Non è che mi abbatto per così poco, so che è dura, è difficile, ma circa 1300 voti in queste condizioni, in questo campo minato, facendo leva solo sui concetti, sui progetti, sulle proposte, sul nostro essere, quello che siamo, sfido tutti a raggiungere questo risultato. Molti mi davano, qualche amico ha detto: onestamente io ti davo intorno ai 500-600 voti. E si è complimentato per il risultato raggiunto. Bravo. E parlo di amici che vivono la politica da anni. E allora questo concetto di libertà ve l'ho detto, e vi ho detto anche la mia felicità per questa campagna elettorale, che è stata per certi aspetti veramente spettacolare, è stata entusiasmante, è stata piena di contenuti, colorata, ma è stata soprattutto innovativa, è stata nuova, e siamo contenti che 1300 persone lo abbiano capito e ci abbiano preferito ad altri. So che tanti altri ci avrebbero voluto preferire, ma non è stato possibile, ci sarà altra occasione sicuramente. E questa novità, questa innovazione ve la ripropongo di nuovo stasera. Guardate, l'ha detto Antonella, Giada, al ballottaggio noi non appoggiamo nessuno, i nostri elettori sono liberi di votare chiunque ritengano adatto ad amministrare questo
paese. L'ho detto anche l'altra sera al bar tra amici, io posso fare il nome perché anche gli amici che c'erano non hanno alcun problema. C'era Ciccio Serra, c'era l'ingegner Scarano, c'era Arcangelo, c'era Donatello che si è avvicinato, stavo prendendo un caffè e si è formato sto capannello. Non appoggiamo nessuno, nessuno. Abbiamo delle divergenze di idee, di condurre la campagna elettorale, idee proprio amministrative, di contenuti. Ma come facciamo? Come faccio a dire ai miei elettori, ma con che coraggio? Votate Tizio, votate Caio. Ma se non hanno nulla a che vedere con noi, nulla a che spartire. Obiettivi completamente diversi. Cosa devo condividere? Cosa? E tra l'altro tutti se ne guardano bene da fare proposte di apparentamento ufficiale, perché forse sarebbe l'unica cosa seria da fare se vogliono amministrare l'interesse di tutti. Si chiede sempre l'accordino sotto banco, non esiste proprio, ma anche l'apparentamento ufficiale non esiste proprio. Palagiano ha detto che Gennaro deve stare all'opposizione e farò il consigliere comunale di opposizione, portatore degli interessi dei miei candidati, dei miei elettori. Avranno un consigliere, secondo me, qualificato, sarò attento a ciò che fanno, proporrò, confronterò con il nostro programma e con le nostre idee, e se non hanno idee proporrò le nostre. Così si fa l'opposizione, senza porre sbarramenti. Bravo! Perché Palagiano non ha bisogno di questo, ha bisogno di collaborazione tra tutti. Io sono collaborativo con chiunque, ma non mi chiedete, non ci imponete di votare Tizio e Caio solo per uno scopo elettorale, solo per avere voti. Non ce lo potete chiedere, e io non posso dire a nessuno vota Tizio e vota Caio. E tra l'altro vi dico pure, tanto sicuramente Donatello non ha problemi, ieri pomeriggio ci siamo incontrati, abbiamo parlato del più e del meno, e ha confermato che la nostra posizione è legittima, è rispettabilissima, è coerente, come coerenti siamo stati dall'inizio. Non ci sono problemi, non create falsi teatrini, non c'è assolutamente nulla, la posizione è questa, della massima coerenza. Tra l'altro, lo dico anche di più, oggi ho parlato telefonicamente con Antonio Scaleri che mi chiedeva cosa fate e cosa non fate, intanto pure a te tra gli addici, il dialetto. Coerenza massima, l'ho detto dall'inizio, non appoggiamo nessuno, i miei elettori sono liberi, oggi più che mai, perché il voto a gennaio è stato libero, il voto alla coalizione generale è stato un voto libero e liberamente si comporteranno il 25 giugno. E allora, prima di addentrarmi poi verso le conclusioni, volevo fare i ringraziamenti a tutti i miei competitor, a Donatello, a Alessandro, a Carlo, a Domiziano. Veramente li volevo ringraziare per avermi dato la possibilità, anche se me la sono dovuta andare a cercare, di confrontarmi con loro. Avrei gradito e preferito un maggior confronto con loro sui contenuti, invece abbiamo dovuto fare confronti a distanza e abbiamo in certi momenti abbiamo dovuto anche raggiungere un po' di toni alti, ma niente di offensivo. Ciò che ho detto l'ho detto esclusivamente per parlare e narrare della verità, e nessuno si deve sentire offeso, perché i cittadini devono conoscere le verità, la verità, la verità è una. E dopo aver ringraziato loro, faccio gli auguri a Domiziano e Donatello di una restante campagna elettorale, confronto che sia tranquillo, sereno tra di loro, e che comunque li invito a raccontare ai palagianesi e a me cosa vogliono fare in caso di vittoria. Devono convincerci con i contenuti, con gli obiettivi da raggiungere, con i programmi. Basta le campagne elettorali fatte soltanto per raccattare voti, soprattutto in questo momento. È un momento importante, la scelta è uno o due.
E allora stasera, non a caso, hanno introdotto tre giovanissime, forti, brave, intelligenti, oneste, che operano nel rispetto della legalità assoluta, assoluta, fanno della legalità proprio il loro principio di vita. E ho scelto loro, e glielo ho comunicato stanotte con un messaggio, non hanno dormito, ho scelto loro perché voglio dirvi che la nostra direzione è quella, la nostra direzione è il futuro, sono i giovani, e se noi ci impegniamo in qualcosa lo facciamo per loro, sono loro che ci danno la forza di andare avanti e di impegnarci in questa non avventura, in questa esperienza pubblica che continueremo, parte da oggi, è partita da lunedì la nostra esperienza. E questi 1.276 voti sono un patrimonio inestimabile, un patrimonio che devo in prima persona curare, devo proteggere e devo far accrescere, come se fosse un patrimonio aziendale, deve crescere questo patrimonio, perché è importantissimo, in tre mesi non è facile raggiungere questi consensi solo con l'esposizione degli obiettivi e dei programmi che si vogliono attuare. E io veramente voglio leggervi, perché mi ha colpito fortemente, gliel'ho detto più volte, un post che Giada mi ha fatto su Facebook, perché mo sono diventato parecchio social, così dicono, in tre mesi, che veramente mi ha colpito e sicuramente colpirà voi. Ve lo leggo testualmente. Tra virgolette, Giada, preparati che stasera parlerai sul palco. Questo è il messaggio che ho dato a Giada in un pomeriggio. Quel pomeriggio ho pensato, scrive lei, tanto a cosa dire ai miei concittadini, ho stilato una lista degli argomenti che avrei toccato su un foglio. Non è stato difficile trovare le parole, perché non dovevo nascondermi, non dovevo fingere, non dovevo recitare, ma essere Giada. Gennaro mi ha abbracciato prima di salire sul palco e mi ha rassicurata con un sorriso. Io ero pronta, lì con il mio foglio. Mi aspettavo che mi chiedesse di leggerlo. Mi aspettavo che volesse sapere cosa avrei detto prima di iniziare. Bene amici, questo non è avvenuto. In quel momento mi sono resa conto di aver fatto la scelta giusta. Scegliete bene anche voi, scegliete chi vi renderà liberi. Giada si è sentita una ragazza libera. E non è poco oggi, non è poco oggi. E a proposito di questo, io le ho risposto con un'altra citazione sempre di Moro, e che voglio leggervi perché è importante, guardate amici, il concetto di libertà. La citazione è questa: non è importante che pensiamo le stesse cose, che immaginiamo e speriamo lo stesso identico destino, ma è invece straordinariamente importante che, ferma la fede di ciascuno nel proprio originale contributo per la salvezza dell'uomo e del mondo, tutti abbiano il proprio libero respiro, tutti il proprio spazio intangibile nel quale vivere la propria esperienza di rinnovamento e di verità, tutti collegati l'uno all'altro nella comune accettazione di essenziali ragioni di libertà, rispetto e dialogo. È questo di cui necessita Paragiano, la nostra comunità. Libertà, rispetto e dialogo. Su questo noi ci impegniamo sin d'oggi, l'abbiamo fatto in campagna elettorale, a costruire la nostra Paragiano, la nostra comunità, a dare il nostro contributo in questa direzione. Per cui io concludo ringraziando veramente tutti coloro che mi hanno votato, ci hanno votato, anche coloro che non ci hanno votato. Faccio gli auguri a Paragiano, ai paragianesi, che sia una Paragiano libera, che Paragiano possa essere libera, che ciascuno di noi possa avere veramente il proprio libero respiro, perché solo così, amici, potremo creare un mondo migliore. La nostra sigla non è stata scelta a casa, perché noi vogliamo un mondo migliore, vogliamo una Paragiano migliore. Una Paragiano da affidare ai nostri figli, perché non si dica che brutta eredità ci hanno lasciato i nostri genitori. Grazie a tutti di cuore, è stata un'esperienza che mi ha arricchito fortemente.
e che ancora di più accresce l'amore che ho per questo paese. Viva Paragiano e viva tutti i paragianesi. A presto e arrivederci tra le strade del nostro paese. Un abbraccio a tutti. Grazie, un applauso a tutti quanti.